Ciao, sono Monica. Magari anche tu vivi in una città italiana piena di vita, di luoghi per incontrarsi, frizzante di eventi e di rapporti sociali, con mille opportunità di divertimento e una scelta talmente vasta di cose da fare che probabilmente mi potresti chiedere: ma davvero ti piace vivere in quell'isoletta che è Tenerife? Penso di averti già accennato qualcosa della mia esperienza di vita in Spagna in questo video, in cui salutai definitivamente e con nostalgia la Peseta, ma oggi vorrei raccontarti qualcosa di più di quel meraviglioso e ormai lontano periodo e di come inevitabilmente, ben 25 anni dopo, mi porterà a decidermi a trasferirmi a Tenerife. Per una serie di motivi erano anni che definirei ruggenti e mi toccò in sorte la fortuna di vivere a Barcellona pochi anni dopo la fine del franchismo, un momento speciale in cui la gente viveva a metà fra l'ubriacatura di una libertà prima negata e un senso di fastidio per la piccola anarchia che comporta sempre la democrazia, e persino con un velo di nostalgia per l'ordine che regnava precedentemente, in cui la delinquenza e la droga erano problemi che non esistevano. A quei tempi i camping erano residenziali e io affittai alla Baiena Alegre un lotto proprio davanti al mare. Ci piazzai una casa prefabbricata e ci andai a vivere, entrando a far parte di una comunità di centinaia di famiglie in cui io ero l'unica italiana. Scoprì presto che in quei tempi il rispetto te lo dovevi conquistare e che l'ipocrita cortesia e formalità a cui mi avevano educata in Italia gli era totalmente inesistente, e la gente non si faceva il minimo scrupolo a commentarmi in faccia quanto trovassero barbare le mie usanze italiane. Ma te lo dicevano sorridendo, non c'era nessuna cattiveria, stavano solo commentando quello che risultava evidente a tutti loro. Su molti punti non arretrai e difesi la mia italianità, mentre altri che in fondo non mi avevano mai entusiasmato li modificai e li adattai al nuovo mondo che mi stava ospitando. E in breve sorsero amicizie di ferro che mi accompagnarono per tutto il periodo che mi fermai, alcune delle quali perdurano ancora oggi. E quando una volta ogni qualche anno riesco a prendermi un weekend libero e a tornare a Barcellona, tutti corrono per rivedere Monica l'italiana, perché la mia nazionalità è diventata per loro una mia caratteristica e una mia qualità. Erano tempi che mi ricordavano il Far West. Ma c'era lealtà, c'era valore, c'erano regole e nascevano amicizie indissolubili. Rimasi affascinata dall'amore per la vita che si respirava, dalla voglia di far festa in qualsiasi momento, dalla spontaneità con cui nascevano le cose, dalla poca importanza che si dava al denaro, al successo e da come si mettesse al centro solo la persona e il suo valore come essere umano, e non la sua posizione sociale o quello che possedeva. In quel periodo non davo l'indirizzo di casa, davo le copie delle chiavi della porta e spesso, tornando a casa, trovavo che dentro qualcuno aveva organizzato una festa. Ma mai, e dico mai, è mancato qualcosa o è stato danneggiato un solo oggetto. In compenso, ho spesso trovato il frigo pieno e piccoli regali lasciati a mo' di ringraziamento. La tentazione di restare era forte, ma ero giovane, avevo ancora tanti luoghi da vedere, esperienze da fare, e così arrivò il momento di vendere tutto e di ripartire. Passarono più di 20 anni e, soffocata dalla rassegnazione, dalla poca speranza che c'era in Italia, decido di trasferirmi con le mie due figlie a Tenerife, che è dove, come sapete, risiedo attualmente. Siamo in Spagna a tutti gli effetti, ma non chiamate spagnoli i canari se non volete farvi dei nemici. Sono un popolo orgoglioso, indipendente, coeso ed interconnesso, e se vivi qui da molti anni sei un canario in prova e lasciano che ti definisca così solo se vivi qui da 15-20 anni.
ammesso che tu voglia diventarlo e non rinchiuderti nella tua piccola Little Italy artificiale come tristemente fanno in tanti. Pensano al domani, ma mai al dopodomani, perché qualunque cosa succeda fra 2 giorni, avranno tutto domani per organizzarsi con calma per il giorno seguente. Magari potrebbe interessarti guardare questo video dove parlo proprio del particolarissimo senso del tempo dei canari. Questo è il concetto di mañana e di tranquillo, per cui chi non è di qui ci prende bonariamente in giro, ma noi sorridiamo senza prendercela, perché puoi stare tranquillo che loro mañana saranno ripartiti in direzione dei loro inverni e delle loro vite accelerate, e noi saremo ancora qui a goderci quest'isola meravigliosa e a fare festa per qualunque motivo ci venga in mente. Tenerife non è un luogo, è una filosofia di vita in cui ti serve poco per essere felice, in cui ogni giorno hai a disposizione tesori che in Italia ti erano proibiti. Hai tempo per te stesso, i tuoi hobby, la tua famiglia. Una birra costa 1 euro e mangiare fuori con gli amici 6-7 euro a testa, quindi siamo sempre in giro in compagnia. Qui davvero, se sai come muoverti, la vita costa poco, e ne parlo proprio in questo video. A pochi metri da casa hai piscine, mare, spiagge, sentieri che corrono fra pianure e rilievi e che conducono a spettacolari baie nascoste con acque cristalline. Non sono molte le cose che si possono fare sull'isola, ma le fai tutte. Mentre in Italia avevamo milioni di opzioni tra cui scegliere, ma non c'era mai il tempo di fare niente. E spesso costavano troppo tempo e troppo denaro. Nessuno veste con roba di marca. Compriamo polo e pantaloncini a pochi euro nei rastros locali, gli elettrodomestici, frigo, lavatrici, forni per poche decine di euro e giriamo in ciabattini tutto l'anno. E quindi ci bastano case più piccole che in Italia, perché le usiamo poco e non abbiamo bisogno di spazi per gli armadi. Un treante basta e avanza per 2 persone. Alle volte abbiamo giornate nuvolose, ma non piove quasi mai, e quelle 3-4 volte l'anno che capita è un momento di festa, anzi un'altra magnifica occasione in cui si disdicono gli appuntamenti di lavoro e si chiamano gli amici a casa per una birretta e un po' di pantumaca, che altro non sono che fette di pane con sfregato del pomodoro fresco e con sopra un po' di affettato. Potrei continuare per ore, ma è complicato spiegare a chi non vive qui perché ci stiamo bene e perché ormai non potremmo più stare in nessun altro posto. Tenerife ti strega, ti seduce, ti ammaglia, e la mattina, dopo anni passati in Italia tra nebbie, piogge, freddo, cieli grigi, scopri che svegliarti ed essere salutato tutti i giorni dal sole, il cielo azzurro, il ciangottare dei pappagallini è il privilegio di cui godi e che fa sì che ti domandi come cavolo tu abbia fatto a vivere per tanto tempo senza capirlo. Quindi, ma davvero ti piace vivere in questa isoletta che è Tenerife? Magari per essere un po' più tranchant potrei dirti che la cosa migliore di vivere a Tenerife è che non vivo più in Italia. Se questo video ti è sembrato interessante, iscriviti al canale e attiva la campanella per essere avvisato per primo quando pubblico qualcosa. E se anche tu sei stato in Spagna negli anni 80 o 90, fammelo sapere mettendo un like al video e un commento qui sotto. A presto!